quel ragazzo. Ma si ci può rifiutare di fare questa cosa? No. Tutto tranne questo, questo è proprio obbligatorio. Mi mancava la quarta. Sono quattro. Che ci dobbiamo fare con la barzelletta? Passiamo già. Ah sì, vai. No, no, ma iniziamo. Mi dici quella di. A tutte le befane. Auguri. Anche a tua sorella, quindi. Io e Paolo Infante, per le nostre mezze serate, per la quarta volta al Bar Capri. È contento stasera? E sei contento? Sì, sì, sì. No, sì, sì. Volevo saltare l'intervista, però non mi era stato possibile. Anche io, se ti può consolare. Facciamo una cosa veloce, due domande tecniche. No, sto scherzando, mi fa piacere alla fine. Ti credo. Allora, innanzitutto parliamo del tuo progetto. Questo qua è un nuovo progetto, Onde Sonore Movimento, l'acronimo è SOM, S-O-M, nelle puntate. Tu sei sempre venuto con gli Arti Flowers, era invece un progetto che avevi ideato con Pasquale Infante, tuo fratello, 2-3 anni fa. Ah, era già, sì, anni fa. Però qui hai suonato l'anno scorso, 2 anni fa. Si sono sciolti gli Antiflowers e tu quindi hai cercato e trovato la tua strada, oppure questa è una cosa parallela agli Antiflowers? La verità è che gli Antiflowers si sono disintegrati con l'ingresso nel set di alcuni strumenti e poi comunque con il passare degli anni mi sta succedendo una cosa che penso capiti a tutti, cioè che la mia mentalità democratica proprio se ne va via, e se no in un ambito a mio avviso musicale ci vuole un regista, capito? Qualcuno che. E i ragazzi all'inizio erano un po' titubanti a causa di questa cosa. Infatti poi uno l'aveva perso nella strada, uno è tornato, e potevi pensare che la prima prova con Pasquale l'abbiamo fatta 3 giorni fa. Cioè, per farti capire. Però alla fine Alberto ad esempio è entrato, perché sì, ci saranno anche delle parti recitate. Alberto Tafuri? Ah, io non ne sapevo nulla di questa cosa. Pensavo. Ah, infatti prima ne parlavamo, no? Perché. Ci sta Marco Giampaolo a Clarkson, a un certo punto verrà una macchina che sfonda la linea su le Clarkson, sarebbe quanto più bello. Bene. Bene, ottimo direi. Ottime. Quindi Pasquale farà. Io sapevo che Pasquale aveva fatto qualche incursione con la chitarra, infatti ho visto già un paio di chitarre, di Alberto non sapevo nulla. Prima pensavo che si scherzando e invece no. Perché non è che lui è il clacson? Al te confermi, non confermi, non lo so manco io bene se allora. Quindi parliamo del tuo arsenale, quello che ha disintegrato il gruppo. Che c'hai? Che cos'hai? Sei synth? Sono synth e drum machine. Comunque quella che proprio ha disintegrato il gruppo, cioè per pubblicità la cosa si può fare. È un monotype, che è il primo synth che casualmente mi sono trovato in mano proprio un paio di anni fa. E capii che visto che c'erano bambini. Scusami, come è possibile che ti trovi per caso un synth alle mani? A me non è mai successo, non so a voi. E io sono un frequentatore di negozi di musica e chiunque frequenti un po' questi posti lo sa. Poi un paio di anni fa sviluppai la consapevolezza che ci sono bambini di 6 anni che sono meglio di me la batteria. Quindi non mi sembra più il caso di. No, sto scherzando, però diciamo che l'idea di state of mind fondamentalmente è quella di voler esprimersi proprio al di là anche della musica. Cioè al di là proprio di quello che si sta facendo. Vi invito ad ascoltare, non lo so, se anche questa sera una sola persona gradirà quello che è stato fatto, per me comunque sarà un successo, perché vuol dire che riesco a comunicare con le persone anche mediante onde sonore in movimento. Questa è l'idea, perché comunque è tutto basato sull'oscillazione, come non è basato tutto sull'oscillazione, ok, gli oscillatori ci stanno perché fa parte,
Esatto. No, guarda, beh, ci sono vari anime alla fine, in soli 45 minuti. È un elettrocardiogramma, ecco, è la dimostrazione che sono ancora vivo. Mettiamola così. Nessuno ancora è uscito dal locale, questo è un po' zero. No, perché comunque è un linguaggio molto difficile, quindi non ci sono non hai campionato, brani o basi, ma è tutto manufatto, per così dire. Tutto è originale, ecco, è musica originale. Ci sta una poesia che verrà campionata, a un certo punto vi do anche un'anticipazione. Di Bukowski, Bluebird, in lingua originale ovviamente, però proprio letta da Book. Sì. È un po' il riferimento letterario. No, il riferimento letterario mi sembra un po' esagerato, mi piace. Credo che saremmo andati d'accordo. Credo anch'io. Esatto. Va bene. Allora non ci resta che ascoltarci. Che ascoltarci, qui. Buona musica.